subito di sabato, poi sarà il venerdì, il giorno canonico per le giornate di campionato con due infrasettimanali fissati di lunedì. La Lega B è arrivata all'ultimo atto, per così dire formale, in vista della ripartenza e ha diffuso date e orari del calendario delle ultime giornate di campionato, con l'eccezione degli ultimi due turni su cui si disporrà a ridosso. Solo nella giornata di ripresa del prossimo weekend, la 29ª, ci sarà il ben noto spezzatino, con un anticipo del venerdì, Spezia-Empoli, 7 gare di sabato e 2 posticipi domenicali, Cremonese-Benevento e Ascoli-Perugia. Dopodiché tutti gli altri turni saranno concentrati in un unico giorno, con un solo posticipo di orario, 18:45, e il resto delle gare alle ore 21. Il Pescara dunque ripartirà sabato prossimo, 20 giugno, alle 18:30 all'Adriatico Cornacchia contro la Juve Stabia, poi la trasferta di Pisa, venerdì 26 giugno, ore 21. Sono, come detto, le due partite chiave per comprendere che tipo di finale di stagione sarà per la squadra di Le Grottaglie. E poi ancora, lunedì 29, ore 21, Pescara-Empoli. Venerdì 3 luglio, ore 21, la trasferta allo Zini di Cremona. Venerdì 10, ore 21, all'Adriatico Cornacchia contro il Perugia. Nuovo infrasettimanale, lunedì 13 luglio, con la trasferta in Laguna contro il Venezia. Venerdì 17 luglio, il Pescara avrà l'anticipo d'orario. Alle 18:45 riceverà infatti il Frosinone. Una settimana dopo, la lunga trasferta di Trapani. Restano così da programmare le ultime due giornate. Verosimilmente lunedì 27 luglio e venerdì 31, Pescara-Livorno e Chievo-Pescara. La stagione regolare dovrà finire proprio nel weekend a cavallo tra luglio e agosto, così da far iniziare i play-off il 4 agosto e chiuderli il 20, play-out il 7 e il 14 di agosto. Questo se non ci saranno contrattempi dovuti a contagi da Covid, su cui, come ricordato ieri dal presidente Gravina, la Federcalcio sta continuando l'interlocuzione col CTS affinché venga eliminata la quarantena obbligatoria per l'intera squadra in caso i test accertino la presenza nel gruppo di un positivo al Covid. A tal proposito, nella giornata odierna, nuovo round di tamponi e test sierologici per i giocatori del Pescara, che domani chiuderanno la settimana con un test in famiglia alle 18:30 al Poggio, ovviamente a porte chiuse. Da lunedì il lavoro riprenderà per preparare il delicato match con la Juve Stabia.